L'influencer italo-persiana Giulia Salemi ha pubblicato nelle ultime ore uno sfogo sui social, dove conta più di 2 milioni di follower, dicendo di non sentirsi affatto sicura a Milano. Nonostante viva da anni nella città, non si sente libera di uscire da sola e ha ammesso le sue paure più grandi. Giulia Salemi nelle ultime ore ha condiviso uno sfogo pesante attraverso il suo profilo Instagram per denunciare come non si senta affatto sicura mentre cammina di sera per le strade della città. «Sono davvero stufa di vivere in una città così poco sicura come Milano», ha esordito l'influencer italo-persiana. «Non sono libera neanche di portare giù il cane. Da donna ho paura di uscire da sola a Milano», ha proseguito. Giulia Salemi denuncia la città di Milano. «Ho paura ad uscire da sola». L'ex concorrente del Grande Fratello VIP vanta un largo seguito sui social, in particolare su Instagram, dove è seguita da più di 2 milioni di follower. Al sesto mese di gravidanza, la Salemi ha voluto riprendersi durante una passeggiata serale, mentre marcia con passo svelto e occhi lucidi. «Mi fissano tutti con sguardo fastidioso. Devo sempre aumentare il passo, tenere gli occhi bassi con la borsa stretta e il telefono in tasca», ha ammesso la 31enne con voce tremante. Giulia si è mostrata molto scossa e abbastanza scocciata di vivere in queste condizioni. «Bella Milano, per quello che costa, poi, bella e sicura, sono proprio stufa, non è possibile avere paura. Da donna io ho paura. Ogni giorno della mia vita ho paura a uscire da sola», ha ammesso molto preoccupata. Quello della compagna di Pierpaolo Pretelli non è il primo video di una celebrità che vive a Milano e ha voluto denunciare la sua mancata sicurezza nella capitale lombarda. Nell'ottobre del 2023 era stata Eleonore Casalegno a lamentarsi di essere stata seguita e assalita da uno sconosciuto in pieno centro, tra i palazzi del quartiere Brera. Le sue parole avevano portato il sindaco Beppe Sala a intervenire sulla questione. «Sono consapevole del problema sicurezza a Milano e non l'ho mai sottovalutato, stiamo lavorando per risolverlo», aveva dichiarato. «Per le donne che non si sentono sicure stiamo creando dei focus on group, rafforzando anche la presenza delle forze dell'ordine negli orari serali e notturni», aveva concluso.